Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televome. A Caivano il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano al centro Delfini ha ultimata la bonifica, a breve la riapertura. È stata ultimata a tempo di record la bonifica del centro sportivo Delfinia di Caivano, teatro dei terribili episodi di violenza noti alle cronache. Lo ha potuto verificare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha visitato la struttura. Ad accoglierlo il commissario delegato per la riqualificazione del territorio, Fabio Ciciliano. Questo è un esempio di come in realtà la pubblica amministrazione riesce a essere molto efficiente e molto efficace. È ovvio che il primo step, la parte immediatamente successiva, è quella dell'opera di cantierizzazione per la riqualificazione di questa struttura, ma anche di altre, e siamo confidenti della restituzione alla collettività della primavera, tarda primavera dell'anno 2024. Mantovano ha assicurato che il centro riaprirà i battenti molto rapidamente. L'area sarà affidata allo Stato nell'ottica della riqualificazione del Parco Verde. In una notizia che ha molto rassicurato Don Maurizio Patriciello, il parroco da anni attivo nel recupero dei giovani disagiati e contro la terra dei fuochi. Quando io ho inviato il 25 di agosto un messaggio al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, non avrei immaginato che in così breve tempo noi saremmo già arrivati qua. Io sono stato in questo luogo tantissime volte per denunciare quello che c'era, non si poteva neanche entrare, insomma, veramente era un pericolo solamente entrarci. Mantovano, che era accompagnato dal sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Pina Castiello, ha osservato le condizioni della struttura. Nell'area del centro sportivo, rimasto per anni in stato di totale degrado e abbandono, sarebbero stati perpetrati alcuni degli episodi di violenza sessuale ai danni delle due ragazzine di 10 e 12 anni. Nei pressi del campo di calcetto abbandonato è stato rinvenuto nei mesi scorsi il cadavere di un giovane morto per overdose. Sono trascorsi 40 giorni, siamo ancora all'inizio, però qualche risultato è stato raggiunto. Oggi qui tutti possiamo attestare di una bonifica che è stata avviata. Tutti gli interventi saranno concordati, condivisi con le forze sane di questa zona. Caivano, oltre ad essere preso in considerazione in sé, viene preso in considerazione come apripista rispetto alle più preoccupanti zone di degrado che esistono in Italia. Ed intanto il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, che ieri, come abbiamo visto nel servizio, si è recato a Caivano in un'intervista su Rai 3, ha dichiarato che il comune è pesantemente infiltrato dalla criminalità di tipo mafioso e che stanno lavorando su un doppio binario con il ripristino del minimo delle condizioni di rispetto della legge. Un percorso difficile, ma bisogna proseguire in tal senso. Spaccio di droga per conto del clan. I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli, nell'ambito di attività di indagine coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno arrestato 8 persone per spaccio di droga al dettaglio, sotto il controllo criminale del clan camorristico Amato Pagano. Dalle risultanze investigative è emerso che gli 8 indagati conducevano una persistente e strutturata attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, hashish e marijuana. Sotto il controllo criminale del clan camorristico Amato Pagano, ognuno degli arrestati aveva un ruolo preciso, dal capo al promotore della piazza di spaccio denominato Parco Monaco, agli addetti al confezionamento dello stupefacente, al trasporto delle sostanze, alla cessione al dettaglio delle dosi di droga. Camorra, i carabinieri arrestano 21 persone tra Bosco Reale, Bosco Trecase, Maxi Blitz del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, arrestate 21 persone, 13 delle quali in carcere, 8 ai domiciliari. I militari hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia. Sono ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di vari reati commessi con metodo mafioso. Tragedia sfiorata in via Acton a Napoli, si stacca una grossa pietra dalla facciata del maschio Angioino.
Una grossa pietra si è staccata da un'altezza di circa 10 metri dalla facciata del Maschio Angioino in via Acton e a giudicare dalle immagini altri crolli sono probabili. Ipotesi confermata anche dal servizio tecnico del Comune di Napoli, anche se non c'è bisogno di un occhio esperto per accorgersi degli altri blocchi di pietra pericolanti. Quello del Maschio Angioino è l'ultimo di una serie di crolli che vedono protagonisti storici monumenti cittadini. Castel dell'Ovo chiuso al pubblico dalla primavera scorsa, dopo che alcuni blocchi di tufo si sono staccati dalla parete est del maniero, mentre tre episodi di cedimento si sono verificati nei mesi scorsi alla Galleria Principe. Poche settimane fa la stessa sorte al vicino Museo Archeologico Nazionale, senza dimenticare la Galleria Umberto, dove, colpito da un pezzo di cornicione, morì un ragazzo di 15 anni. Per pura casualità nessuno dei crolli ha provocato il ferimento di persone. Nel caso del Maschio Angioino, un vero miracolo, visto che la strada è molto trafficata e sul marciapiede c'è un intenso vivai, in particolare di turisti e studenti della vicina Università Partenope. Subito la strada è stata transennata e presidiata da una pattuglia della Polizia Municipale, avviate tutte le verifiche tecniche del caso per capire cosa abbia causato il cedimento e se ci sono altre parti del castello che rischiano di cedere. 13 milioni di euro previsti da tempo per il restyling del castello di Piazza Municipio, ma al momento del cantiere non c'è traccia. Sequestrati oltre 16.000 capi di abbigliamento contraffatti, ha toccato Abruzzo, Lazio e Campania, un'operazione anticontraffazione della Guardia di Finanza di Pescara che ha interessato un negozio al dettaglio del pescarese e centri di stoccaggio della merce disseminati tra Roma, Napoli e San Giuseppe Vesuviano. Sono oltre 16.000 i capi di abbigliamento ritirati dalla vendita e sequestrati perché privi di etichettatura conforme alla normativa del regolamento europeo e del codice del consumo. Massima attenzione sui campi flegrei. Il direttore della Protezione Civile della Campania, Italo Giulivo, è intervenuto nel corso di un'audizione da remoto durante i lavori della Commissione Ambiente della Camera in merito ai lavori dedicati al rischio sismico dei campi flegrei. Ha dichiarato che il decreto legge in via di pubblicazione prevede, tra le altre azioni di approfondimento sulla vulnerabilità dell'edificato pubblico e privato e una migliore conoscenza delle zone sismiche e dei comuni interessati. In base a questi studi, ha aggiunto ancora Giulivo, saranno individuati gli edifici che per vetustà e per altre criticità strutturali dovranno eventualmente essere sgombrati nel caso di ulteriori eventi sismici. Il ministro dello sport Andrea Abodi a Scampia, ascoltare i cittadini che qui agiscono. Visita del ministro dello sport Andrea Abodi alla Gioventù Partenope, scuola calcio di Scampia che da anni svolge anche un importante ruolo sociale nel quartiere. Scampia nel 2004, oggi Caivano, il modello di attività di contrasto della criminalità adottato al termine della faida è lo stesso che il governo vorrebbe applicare nel Parco Verde di Caivano. Repressione e politiche sociali. Non è un caso, quindi, che l'esponente del governo abbia voluto far tappa nel quartiere a nord di Napoli, dove, incontrando i ragazzi, ha sottolineato l'importanza delle strutture sportive per contrastare la dispersione giovanile. Stiamo facendo il nostro dovere e il fatto che qui siate riusciti a dimostrare che è possibile recuperare appunto la centralità della persona, cercare di contenere i rischi delle aggressioni criminali, dà fiducia anche ad altre comunità e sono tante le persone anche a Caivano che sono affacciate dalla finestra, sono scese per strada per dirci magari a bassa voce aiutateci, non ci lasciate soli, quindi è possibile, noi ci siamo presi degli impegni che spesso siamo costretti a dire faremo e oggi possiamo dire orgogliosamente tutti insieme stiamo facendo e rispetteremo quegli impegni. Non risolveremo i problemi perché non abbiamo la bacchetta magica, ma ripristineremo la presenza dello Stato che può avvenire anche attraverso lo sport. Lì ancora in modo ancora più particolare perché saranno i gruppi sportivi militari a gestire quell'impianto, a dimostrazione che si può anche presidiare in termini di sicurezza mettendo la tuta e non soltanto la divisa e comunque sempre grazie a chi fa questo lavoro. Siamo in collegamento con Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli, portavoce di Unione Popolare. Ben trovato, grazie per essere collegato con noi. Grazie a voi, eccomi.
Allora, De Magistris, un'ulteriore archiviazione, insomma, lei è stato sottoposto a tanti procedimenti, fino adesso insomma, è stato sempre in qualche modo assolto? Beh, abbiamo superato i 100, uno stillicidio, cercano di colpirti per quello che hai fatto nelle istituzioni, ma anche per quello che dici. Questo accade ai pensatori liberi, alle persone scomode, ai magistrati, ai giornalisti, ai sindaci controcorrente. È molto triste doversi difendere per essere una persona giusta, una persona onesta, una persona per bene. È davvero un mondo all'incontrario, però da uomo delle istituzioni bisogna sempre avere fiducia, sapere che nelle istituzioni ci sono persone per bene, però purtroppo ci sono anche tante persone che tradiscono e quindi diventa veramente una battaglia, uno stillicidio, però ultimamente ho avuto due belle soddisfazioni perché un alto magistrato calabrese mi ha querelato per diffamazione e ha avuto torto su tutta la linea dalla Cassazione e adesso un ex sottosegretario del governo Berlusconi anche ci aveva provato, è andato male anche a lui. De Magistris, oggi le inchieste dell'ex PM Luigi De Magistris avrebbero secondo lei un altro corso? Mi spiego, è cambiato qualcosa all'interno della magistratura? Ma non credo, nel senso che quel tipo di inchieste, se avessi agito anche a distanza di 10 anni, 10 anni dopo, sarebbero state ostacolate nella stessa maniera. Se avessi operato 10 anni prima, forse mi avrebbero fatto fuori fisicamente. Non è accaduto perché l'Andrangheta, quando abbiamo lavorato in quegli anni in cui ero pubblico ministero a Catanzaro, era talmente forte, la criminalità organizzata penetrata nella politica e nelle istituzioni, le cosiddette massomafie, le logge occulte, che non era necessario fare fuori un magistrato, dei poliziotti o dei carabinieri perché avrebbe creato un effetto per loro controproducente. Potendo arrivare a tanti per colpirci con la carta da bollo i proiettili istituzionali, hanno preferito questa strada. Quindi io sono molto preoccupato, cioè credo che oggi per chi è fuori dal sistema, dentro le istituzioni, è molto difficile operare per scardinare il sistema, perché vieni isolato e vieni colpito. Ecco perché bisogna parlarne, ecco perché io personalmente non mi arrendo, perché dobbiamo provare a sostenere non solo un cambiamento morale all'interno delle istituzioni della politica, ma anche sostenere chi all'interno delle istituzioni lotta, che non si arrende, che rimane una persona per bene, che però viene anche schiacciato da un sistema che non vuole essere toccato. E purtroppo l'inquinamento non riguarda solo la politica, come qualcuno certe volte ritiene, ma riguarda anche apparati dello Stato, magistratura compresa, che in questi anni è stata attraversata da non pochi scandali. Quindi credo che c'è bisogno di parlare di queste cose, avere il coraggio di denunciarle, di lottare, di non mollare, incoraggiare i giovani a impegnarsi nelle istituzioni con un senso etico alto e di non farsi mescolare con un sistema di tipo criminale e di tipo mafioso. Quindi De Magistris, se lei continuerà, avrà il coraggio di denunciare anche attraverso la sua rubrica quotidiana sulla notizia, giornale nazionale diretto da Pedullà, lei ha appunto una rubrica senza censure, quindi ne leggeremo delle belle. Ma io ormai ci conosciamo da molto tempo, io sono un uomo a disposizione della lotta per il diritto e la Costituzione e per la giustizia. Lo farò nelle forme che di volta in volta la vita mi metterà davanti, alcune me le sono inventate, non pensavo di fare il sindaco, l'ho fatto per tanti anni, pensavo di fare il magistrato sempre e mi hanno fermato. Oggi faccio l'opinionista, lo scrittore, cultura, lotto anche in politica, faccio l'attivista sociale, ambientale, cioè cerco di portare il mio contributo, la mia storia laddove c'è da cambiare, da lottare, di creare delle alternative. Quindi questo è uno strumento importante perché un giornale nazionale ha deciso di aprire 2 pagine napoletane al giorno, mi hanno chiesto
di dare una mano. Io sto dando una mano a ben oltre anche la rubrica che citava lei, Senza Censura, e ci saranno anche altre novità nei prossimi giorni. Napoli ha bisogno di voci libere, perché Napoli è una città non conformista, e non mi piace il pensiero unico che da ultimo un po' albeggia e aleggia nella nostra città. Prima di salutarci, brevemente, De Magistris, lei ha parlato, ha detto che si batterà sempre per i diritti. Ciò che sta accadendo tra Israele e Palestina è veramente qualcosa di agghiacciante. Secondo lei, come è possibile fermare questo orrore? C'è innanzitutto la volontà di farlo? Io sono molto preoccupato, perché prendo in prestito le autorevoli parole del Papa di qualche tempo fa. Ormai siamo alla terza guerra mondiale combattuta a macchia di leopardo, e l'Ucraina, dove stiamo a 500.000 vittime tra morti e feriti. Adesso questa recrudescenza orribile che attraversa la Terra Santa tra Israele e Palestina. Io lo dico con la nettezza e la conoscenza di quei territori. Fin quando non ci saranno due stati e due popoli, cioè fin quando non si applicheranno le risoluzioni delle organizzazioni Nazioni Unite che dicono che la Palestina ha diritto a uno Stato, noi non avremo mai pace in quei territori. Oppure rischieremmo di raggiungere la fine della guerra con due scenari apocalittici. Uno che è in atto da un po' di tempo, cioè la distruzione sistematica del popolo palestinese, o con la distruzione dall'altra parte del popolo israeliano. Sarebbero due scenari inaccettabili e apocalittici. Quindi l'unica soluzione che vedo è quella di due stati, due popoli che vivono in sicurezza. Ormai l'odio che si è raggiunto in quei territori è arrivato a livelli altissimi, che c'è da essere tutt'altro che fiduciosi. Noi non abbiamo il diritto di giudicare, noi avremmo invece il dovere da occidentali di contribuire a far applicare il diritto internazionale e porre fine a queste barbarie, tanto nel centro dell'Europa quanto in Medio Oriente. Ma mi sembra che i nostri governanti, non solo quelli italiani, sono davvero sordi. A loro non interessa la pace, non interessa l'armonia tra i popoli, non interessa porre fine al mercato dei trafficanti di armi, non gli interessa di avere un mondo diverso. Quindi anche qui c'è bisogno non di stare a guardare, ma di impegnarsi per la pace, perché pace e guerra sono proprio due elementi di come impostare la vita ogni giorno. Quel muro deve essere abbattuto, quel muro tra palestinesi e israeliani, avere due stati che finalmente possano vivere in reciproca sicurezza. Le immagini di questi giorni però mi lasciano molto preoccupato, purtroppo, e anche molto pessimista. Allora, De Magistris, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie anche a voi, arrivederci. Ancora un incidente stradale, un uomo 33 anni è morto nell'incidente che si è verificato sul fondo Valle Sele, la statale che collega la provincia di Salerno ad Alta Erpinia, nel territorio del comune erpino di Calabretto. La vittima era diretta a Lioni, dove lavorava. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe sbandato in una semicurva prima di schiantarsi contro le barriere di protezione di un viadotto. Chiaramente si lavora per risalire alla esatta dinamica dell'incidente. Strage di pedoni a Napoli, dal 2023 sono 15 le vittime. 15 pedoni uccisi dal 2022 a Napoli, numeri da vera emergenza, quelli registrati nel centro storico della città. A queste vittime si aggiungono il numero esorbitante di sinistri stradali e i gesti sconsiderati di giovanissimi alla guida di auto e moto. Domenica l'ultimo incidente mortale in ordine di tempo. A perdere la vita Giovanni Grillo, 84 anni, falciato in prossimità delle strisce pedonali in Corso Umberto da un'utilitaria guidata da un uomo di 61 anni. La vittima, sbalzata in aria dalla vettura, è rimasta gravemente ferita, ma la cosa ancor più sconcertante è stata l'attesa per i soccorsi. L'ambulanza infatti è giunta sul posto dell'incidente dopo più di un'ora e mezza.
L'uomo, politraumatizzato, è morto dopo il ricovero all'ospedale del Mare. Spazi pubblici adibiti a parcheggio, una transenna di proprietà del Comune di Napoli veniva utilizzata per delimitare un'area di parcheggio privato. Maxi rimozione nei quartieri spagnoli. I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno infatti sequestrato 24 mezzi che occupavano senza autorizzazione spazi pubblici di uso comune. Sono stati poi rimossi i paletti e le catene utilizzate per riservare gli spazi destinati al parcheggio. Il nuovo tesoro di San Gennaro, un museo di tutti e per tutti. Il tesoro di San Gennaro, di tutti e per tutti. Da oggi il museo dedicato al santo patrono di Napoli si presenta al pubblico, rinnovato negli allestimenti e nella fruizione, pronto a soddisfare le esigenze di tutti i visitatori per rispondere sempre di più agli standard dei musei internazionali. Uno spazio inclusivo, con i nuovi strumenti dedicati all'accessibilità e all'accoglienza, realizzati grazie al lavoro e all'impegno della società DUVA, che dall'ottobre del 2021 gestisce il museo su incarico della Deputazione, e ulteriormente ampliati grazie al supporto della Fondazione Deloitte e ai fondi della Comunità Europea, per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali all'interno del polo museale. A illustrare le novità, Francesca Ummarino, direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro. Un progetto molto importante di inclusività e accessibilità che è stato prodotto e realizzato grazie ai fondi di DUVA ma anche del PNRR dell'accessibilità e grazie alla Fondazione Deloitte, quindi tutti gli interventi che sono stati fatti con questi fondi. La rinnovata organizzazione è guidata da Ilaria Duva, amministratore della Duva SRL, azienda storica nel settore culturale, che ha recentemente sviluppato un nuovo modo di intendere la valorizzazione dei musei. Grazie al supporto di Deloitte, grazie ai finanziamenti del PNRR e che consente l'accessibilità e la rimozione, il superamento delle barriere fisiche e cognitive, con un'estensione dell'offerta e una rimozione delle barriere, quindi videoguide in lingua dei segni, audioguide per non vedenti, audioguida per bambini in 12 lingue, estensione delle lingue di tutte le audioguide, percorsi tattili e museli 3D. Il nuovo percorso, intrapreso dalla Deputazione, è sempre più rivolto al sociale, alla fruizione delle opere che compongono il tesoro a tutte le categorie, alla realizzazione di un nuovo museo inclusivo, come sottolineano Girolamo Carignani di Novoli, Deputazione del Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, e Mariano Bruno, senior partner Deloitte e consigliere d'amministrazione della Fondazione Deloitte. Questo è l'ultimo step dopo il progetto con la Ristori, per cui abbiamo agevolato una serie di ragazzi del territorio a fare un percorso di formazione presso di noi. Adesso ci siamo improntati su questo percorso, diciamo, per rendere fruibile e accessibile a tutti questo scrigno della cappella. Si è realizzato un museo, diciamo, visitabile da parte dei non vedenti e degli ipovedenti, e quindi un museo inclusivo di questa comunità molto importante. Siamo in collegamento con il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. Ben trovato sindaco, grazie per essere collegato con noi. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato e faccio gli auguri per i vostri 45 anni di attività, che sono un bel dire, un bel sentire. Grazie, grazie mille per gli auguri, abbiamo bisogno di essere sempre spronati a fare di più e meglio. Abbiamo appunto celebrato questi 45 anni di attività con grande orgoglio, abbiamo anche aperto dei nuovi studi televisivi a Casoria, dove potremo produrre programmi, speriamo, interessanti per chi ci ascolta. Sindaco, parliamo di Somma Vesuviana. Villa Agusteo è diventata veramente un punto di riferimento per i turisti, tantissimi visitatori, ma non solo turisti naturalmente. Circa 2100 visitatori nell'ultimo fine settimana, è un bel dire anche per la nostra città, un momento importante. Significa che c'è un risalto assolutamente da parte degli organi superiori. Ringrazio la sovrintendenza nella persona del dottor dell'architetto Nuzzo, che si sta interessando insieme alla comunità giapponese che ormai è stanziata a Somma Vesuviana, gli archeologi giapponesi nella persona di Satoshi, del professore Satoshi e del professore De Simone e del suo Rosso Rabbene in casa. C'è un ragionamento importante sulla nostra
città, ma soprattutto su Villa Augustea, che deve diventare, e ne sono certo, la punta di diamante di un ragionamento turistico e stanziale sulla nostra città. È stata appunto una recente scoperta, quindi è importante continuare in tal senso perché sono territori ricchi di patrimonio storico-culturale. Ma guardi, basti pensare che loro hanno intenzione di proseguire gli scavi e le ultime scoperte che sono antecedenti anche al 79, si parla di che siano antecedenti al 79 d.C., danno, diciamo, forza al ragionamento che su Somma Vesuviana c'è qualcosa di importante. Io sono certo che per l'anno prossimo vivremo una stagione importante per la Villa Augustea, perché mi aspetto e sono certo di grosse scoperte che rivoluzioneranno questo posto e daranno risalto mediatico a Somma Vesuviana nel mondo. Sindaco, in buona sostanza e sintetizzando, la cultura crea economia per i territori? Assolutamente sì, la cultura crea economia, la cultura dà la forza ai nostri giovani anche di restare a Somma Vesuviana e non scappare, come stanno facendo ormai tantissimi nostri professionisti, tantissime menti pensanti che si spostano all'estero per vivere una vita più tranquilla e più agiata. Noi stiamo puntando sugli scavi augustei sicuramente, ma il nostro patrimonio etnogastronomico, ma soprattutto le grandi ricchezze che ci sono a Somma Vesuviana possono dare questo, inserire un percorso turistico stanziale nella nostra città, e quindi si creerà assolutamente economia per il territorio e anche per i territori limitrofi. Allora, sindaco, noi la ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie per avermi invitato e spero di risentirci presto per cose importanti per la nostra città. Arrivederci. Grazie. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole giornata, continuate a seguire i nostri programmi, noi ci ritroviamo nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.